Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Che facciamo? Ci potremmo fare una daily con The Lost, perdendo subito e quindi giocando poi a qualcosa di seriamente. Certo, Mega Satana con The Lost, certo. Mi hai dato un Nod Leaf, spero. Scusa, veramente. Cioè vuol dire che mi dovrò nascondere tutto il tempo. E magari mi dai anche un boss della Madonna, no? Già questi mi stanno sulle palle, per esempio. Così, pur parler. Vediamo quante bombe c'ho e come ho fatto il piano prima di... Ecco, se mi caghi i cuori, sono contento di aver avuto un Ace of Club, per esempio. Il due capelli, se gestiamo bene le nostre mosche, può avere un senso. Ok, se n'è andato felice. Però bisogna prenderle. Tears up. E cuori inutili. Che diventano bombe più utili. Quindi facciamo saltare te. E non mi interessi. Qua c'è molto probabilmente la stanza segreta. Con altre due bombe, senza sprecare la chiave, facciamo un salto qua. La chiave a 5. La chiave a 5. Qui sarebbe stato ancora più performante Ace of Club, va bene. Oh, quanto veloce. Fermatelo. Adesso il più è trovare la stanza super segreta. La stanza super segreta. Vediamo un attimo come è fatto. Qua. Allora probabilmente è qui in alto, però vabbè. È nella protuberanza in alto. Però non mandavate spreca bombe completamente ad minchiazza. Tu sei un bastardo perché sei minuscolo, quindi hai anche pochi HP, probabilmente muori adesso, esatto. Batteria poco utile. E quanta roba. Nope. Qui è Ace of Club. Cioè Ace of Club, giusto. Sarebbe stato devastante. Ok. Non mi posso permettere di andare lì. Ok, quindi è tutto là sopra. Va bene. Allora, voi avete un sacco di HP, ma proprio tanti. Giusto? Salti verso di me, per favore, grazie. Ancora? Le pillole, anche se la pillola bianca-blu è sempre interessante. Questa non la farò. Non la farò perché ho deciso così. Bene. Ma se arriva a 15 centesimi apro lo shop. Diciamo che gioco. Ah, oddio, qual è lo shop dei due? In teoria è questo. Glaucoma.
Che cos'è Blind Tears? Mi sta venendo un dubbio. Ok, a questo punto testiamo. Abbiamo testato. No, perché se riuscissi a prendere il topo di biblioteca. Ah, perché questa è fatta così, quindi a sto punto tanto vale che uso una bomba qua. Giusto. Quanto stronzo? Da uno a stronzo. Ok. Cacchio, qua è anche figo il. C'era una bomba. Dai, dammi sto passaggio segreto. Dammi qualcosa che ne valga la pena. Beh, sì, decisamente. Ok, GameKid è decisamente più interessante, avendo noi orbitali. Quindi possiamo andare di qua. Ancora di più. E trovare il boss, perfetto. Questo apriamo. Oh, io la stanza segreta in questo tipo di stanze non l'ho mai vista. Quindi per cui. Mi ha preso danno, eh. Si è messa agli atti. C'è cosa più inutile? Assicurarsi il patto col diavolo, per esempio. Così evitiamo i patti con l'angelo. Forse era da. What? Che ho fatto? Ma sono solo questi due aspetti che posso cambiare? Vabbè, non perdiamo troppo tempo. Ah, questo ci tocca farlo. Buono. Che forse è anche meglio, no? Se ci troviamo di fronte a una stanza un po' troppo complessa, possiamo ricorrere a Krampus. Oppure se trovassimo. E Zacked sarebbe Krampus ogni stanza praticamente. Qualcosa mi dice che devo andare nello shop in questo livello. Ma tu sei ancora confuso da prima? Ah, crea cecità, quindi qualcuna delle mie lacrime creano cecità. È questo che mi stai dicendo. Bravo che sei morto. Madonna mosca, seriamente. Composto. Diva, muori? Sì, utile. Bombe, va bene. Non mi stai dando niente di utile, gioco. Tu volevo di così. Almeno è finita qua. Ci piace. No, facciamo una stanza in più. Ma Krampus non può più comparire.
Certo, forse Genkid era meglio, adesso che ci penso. Però quanto più danno faccio con le... con Crampo rispetto alla moschina? Dipende quanto dura Genkid. Non mi sembra che duri un granché. Talmente stordita proprio. Poi Krampus evitasse di girare con una trottola sarebbe meglio. Ah, cioè di girare, giusto. Beh, vabbè. Qua mi metto qua. Tanti saluti, no? E invece prendo danno. Rischiato? Sì, ha rischiato. Si baserà mica sulle bombe, staranno. Fico. Il fulo è interessante. Voi siete troppo veloci, mi state un po' sulle palle, eh? Però esplodete, esatto. Ah, tu sei quello che che spara, ok. Grazie, Battery Baby, sei il miglior amico di un The Lost. Ah già, le bombe creano ragni. Dimenticavo questa faccenda. Quanto poco utile questa stanza e quanto figa è in realtà. Questa stanza è fighissima perché ti salva la vita la maggior parte delle volte. Allora, cerchiamo un'altra carica. A parte che non ho visto niente a sto livello ancora. Non so io, se vuoi essere immortale, fai tu. Non c'è nulla che mi interessi. Ok. Allora potrei andare a fare il boss e poi cercare. Non è mamma, no? HP se lo potevamo risparmiare. Allora, che... oh, questo si può far saltare in aria? What? Non so se era una buona idea. Grande full ce l'ho. Aspetta, non so se sono stato colpito, non credo, ma... questa stanza sarebbe stata incredibile. Prima in teoria i spawner. Merda. Tu potevi darmi una chiave e non lo hai fatto. Che sia stato, sia messo agli atti.
Cioè, questa sì, va bene per scendere, ma non c'è niente sotto quel tappeto. Ahimè. Dove l'avete messa? Nulla di particolarmente interessante. Qui c'è sempre detto, no? Ok. Celtic Cross è inutile. Che figo, solo oggetti inutili. Merda. Perderò. Non è bella sta roba. Ti prego, caricami Krampus. Merda, caricami Krampus, cazzo. Ma porca puttana, Eva. Cioè, oltretutto, ho fatto 1200 morendo al quarto al cazzo di livello. Ma non potevo scendere e farmi i cazzi miei. 10 minuti di run, mamma mia, che scandalo. Cioè, entrare in top 500, in top 300 era una cacata. Bastava giocare decentemente. Bastava non entrare in stanze dei boss che sono pure campioni con Krampus scarico. Testa di fava, che non sono altro. Va bene, ragazzi. Per questa puntata è tutto. Insultatemi pure. E anche voi, così insomma rincariamo un po' la dose. E ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.